noi faremo in modo che il servizio non si fermi neanche un giorno, ma naturalmente fino alla aggiudicazione del nuovo bando noi pretenderemo che il servizio sia svolto in maniera corretta, a tutela dei cittadini, a tutela dell'igiene della città, anche a tutela di quelli che sono i reciproci obblighi ai quali noi siamo chiamati. Oggi il comune paga la società sempre in maniera puntuale. Sappiamo che rispetto a questo poi ci sono forse alcuni ritardi nel pagamento dei lavoratori, ma oggi l'amministrazione comunale, la città di Reggio Calabria, onora in maniera puntuale i propri impegni. Dobbiamo fare in modo che fino a quando, e anche dopo naturalmente, il servizio non verrà affidato alla nuova società, ognuno insomma faccia la propria parte e il servizio venga erogato correttamente. Detto questo, entriamo un po' anche più dettagliatamente su quelle che sono state alcune dichiarazioni che hanno destato e hanno ingenerato un po' di confusione rispetto alla situazione oggetto di questa conferenza stampa. Parliamo cioè del bando. Vi do una notizia. A differenza di quanto dichiarato da qualcuno ieri, nei giorni scorsi, nel bando non ci sono errori. Giova ricordare che questo nuovo bando porta un risparmio alla città, all'amministrazione e quindi ai cittadini di circa 120.000 euro al mese. Fate un po' i conti, questo nuovo bando ottimizza tutte le situazioni che non sono andate bene nel precedente e porta un risparmio netto annuo rispetto al passato di oltre 1 milione di euro. Questi sono i motivi che naturalmente ci spingono a lavorare affinché questa situazione si possa definire il prima possibile. Noi questo dobbiamo fare, non dobbiamo aleggiare come corvi neri sulle difficoltà di questa città, ma dobbiamo lavorare per risolvere i problemi, per trovare soluzioni, ma soprattutto, aggiungo stavolta, se non si ha la volontà di lavorare per trovare soluzioni, quantomeno si abbia la decenza di non raccontare frottole, di non dire bugie e di non confondere la città. È mortificante per una città, ripeto, vedere una parte politica che gioisce di questo fatto grave che è successo alla città. Io dico un fatto grave perché noi, o almeno così lo reputo io mi ricordo quando chi era assessore prima di me combatteva tutti i giorni per cercare di risolvere il problema, quando derivava da discariche chiuse, da impianti pieni. Tutto questo ha generato sfiducia anche nei nostri concittadini, che oggi vediamo che non riescono forse più o hanno perso la fiducia anche nel sistema di raccolta differenziata. Quindi da qui bisogna ripartire e noi pensiamo e siamo convinti che con questo nuovo sistema di raccolta, che prevede una serie di migliorie, secondo noi, anche qui non si è fatto un passo indietro nel dire se pentiro su porta a porta, non è vero. Ci sono stati dei sistemi ragionati, condivisi, ripeto, e purtroppo in questa fase non siamo oggi pronti, ma per volontà che non derivano dalle scelte di questa amministrazione. Che sia chiaro, noi siamo pronti, noi siamo qui, stiamo aspettando che si definisca questa vicenda. Il progetto è un progetto non semplice, perché abbiamo dovuto cercare di prendere tutto ciò che era buono e tutto ciò che è stato fatto di buono anche dalla società attuale, perché comunque dei risultati importanti sono stati ottenuti, e vedere un attimo nel tempo di adattarlo, di cucire per così dire una progettualità più adatta al nostro territorio, perché è un territorio molto articolato con delle differenze importanti, e questo è stato fatto cercando anche di stimolare molto i partecipanti, ovviamente rendendo appetibile il bando, e come avete ben capito i risultati ci sono stati e quindi è stato reso appetibile.
ma soprattutto stimolando i partecipanti a formulare anche delle proposte migliorative, non semplicemente copiare il nostro progetto e formulare una semplice, diciamo, proposta progettuale. E devo dire che, per quanto mi riguarda, tecnicamente il risultato è soddisfacente, almeno fino ad oggi le offerte che sono arrivate. Sugli obiettivi prestazionali, in quest'ottica probabilmente la Commissione ha determinato di attribuire determinati punteggi, tant'è che l'offerta tecnica è stata nettamente differente, mi pare di ben 13 punti tra la prima e la seconda, insomma, che è in graduatoria. Per cui su questo punto c'è stato questo ricorso e ora siamo qui, insomma, purtroppo a bloccati. Abbiamo fatto un grande sforzo per provare a, come diceva prima il sindaco e l'assessore, a iniziare prima possibile a avviare questo nuovo modello di servizio che noi ci siamo immaginati e speriamo che funzioni, però purtroppo dobbiamo attendere, ecco, adesso queste vicende giudiziarie. Tutto qui.